cioè, quanto voglio di farmi un bagno. E io non manco l'occasione per fare domande piuttosto banali e confondermi nel gruppo. Ma come fa a dividere la sabbia scura dalla sabbia chiara? Forse quelle erano la cozza migliore. Quello lì aveva una custode. E questa sono io che non capisce cosa dice il coordinatore, che è un classico praticamente di tutto il viaggio. Molte delle cose che dirò e che farò in questo viaggio sono in realtà delle cose che alla maggior parte delle persone sembrano piuttosto normali. Io la maggior parte lo identifico come masking. Cosa hai comprato? Le foto di gruppo. No, stiamo scherzando. Abbiamo dormito quanto? 2 ore e mezzo. Siamo molto pronte ad affrontare la giornata. Tra l'altro, questa cosa, io mi sono dimenticata di prendermi l'antistaminico, quindi ho lacrimato tutta la notte e quindi ho gli occhi, non riesco a infilarci le lenti dentro. No. Vediamo cosa c'è per colazione. Ci consola la colazione. Ma io avevo fame da ieri notte. Questo è il room tour della nostra prima stanzina, la prima notte, più che altro poche ore a Dakar. È una stanzina tutto sommato pulita, carina, in disordine, molto in disordine, diciamo. Quella che state vedendo qua invece è Dakar, è molto figa Dakar. E la voce che sentirete tra poco è quella della nostra guida che ci accompagnerà per tutto il viaggio. La nostra guida che si chiama Emmanuel, come me, Emmanuel, Emmanuel, vedete voi. Allora, cominciamo a salutare in lingua locale, avete lasciato l'Italia qui, quindi adesso siete senegalesi. Allora, buongiorno, salam aleikum, mangadef, mangifirek, questo è il saluto senegalese. Quindi avete anche tante cose da imparare in Senegal, anche da scoprire. Mentre sullo schermo scorrono le immagini di Dakar vista da dentro il nostro pulmino, vi dico un paio di cose su come funziona questo viaggio. Tipo, per esempio, la persona che avete sentito parlare con me all'inizio del video è la mia compagna di stanza, che rimarrà la mia compagna di stanza per tutto il viaggio. Molte delle persone che hanno partecipato al viaggio sono partite in due, perché se partecipi a un viaggio di gruppo in due, sai con chi andrai in stanza e sai che è compatibile con te, sai se è russa, insomma è una persona che già conosci e con cui possibilmente hai già viaggiato e sai come funziona viaggiare con quella persona. Se invece partecipi a un viaggio di gruppo come persona singola, come ho partecipato io, c'è l'incognita del compagno o compagna di stanza che io avevo. Io ero terrorizzata dalla possibilità di capitare con una persona che magari era incompatibile con me, o che russasse, o che rimanesse sveglia fino a tardi, che tenesse la luce accesa. E invece devo dire che sono stata estremamente fortunata, perché io e la mia compagna di stanza ci siamo trovate benissimo fin da subito. Anche io ho dormito sempre con le loop, senza nessun problema, però, cioè, nel senso, me le ero portate apposta, ero preparata a dormire con le loop. L'altra cosa è che la nostra guida e il nostro autista rimarranno con noi anche loro per tutto il viaggio, quindi avremo un'unica guida, un unico pulmino in cui passeremo tantissime ore e un unico autista. Non farò parlare sempre la guida, però alcune cose che dice molto chiaramente secondo me sono interessanti, tipo l'origine dei nomi. Allora, Dakar, il nome viene dal tamarindo, la pianta del tamarindo. Quindi i colonizzatori francesi europei, i primi che hanno messo i piedi qua, si hanno trovato quasi una foresta di tamarindo, quindi l'hanno chiamato così, tamarindo. Senegal, che vuol dire la nostra piroga. Vi ricordate? Gal vuol dire la piroga, Sunugal la nostra piroga. Quindi i francesi l'hanno chiamato così perché appena qua in Senegal ci ha trovato praticamente un popolo pescatore. Parlavano della piroga da tirare su sulla spiaggia, su Sunugal, quindi hanno sentito così, l'hanno chiamato così, Senegal.
Sono chiaramente tante le cose interessanti che ci ha detto la nostra guida, io non ve le dirò tutte, vi consiglio di fare un viaggio in Senegal, però alcune cose mi hanno molto colpito, come appena detto che il Senegal era originariamente un paese soprattutto di pescatori e quindi che il mare era molto pescoso. Prima, direi, 15 anni fa, 20 anni fa, avevamo un mare pescosissimo. Chiaramente il problema, come in tutti i paesi e in tutti i mari, è la pesca a livello industriale, che in questo momento in Senegal è dominata dalla Cina, che ha stretto accordi commerciali con il governo del Senegal per sfruttare le risorse del paese in cambio della costruzione di infrastrutture. Un'altra cosa che mi ha colpito molto in tutto il viaggio, ma probabilmente ve l'ho già accennato nel primo video della serie, è la convivenza pacifica della religione musulmana e della religione cattolica, di cui Immanuel ci parla molto spesso. A Natale si vengono a casa mia alcuni musulmani per la festa, siamo amici. Quindi, per rispettare la religione musulmana, devo preparare due piatti: pollo o gatto, quel che vogliono, no gatto, ma mangiano qui. Pollo e poi maiale per me. Capito? Quella sui gatti apparentemente era una battuta. E viceversa, quando c'è una festa musulmana, perché qua, anche dovunque, c'è ad ammazzare un montone, si chiama Tabaschi, che corrisponde nella Bibbia al sacrificio di Abramo, Ibrahim, come chiamano loro. Quindi i vicini cristiani gli lasciano un pezzo di carne in questo montone che hanno fatto il sacrificio. A parte la fissazione per Manuel nel mangiare il maiale, che vabbè, potrebbero mangiare tutti i manzo, no? O pollo, vabbè. Comunque, queste immagini di Dakar nel traffico a me fanno impazzire perché ci sono delle cose che mi piacciono moltissimo, tipo i motorini. Vi siete accorti dei motorini? I motorini sono una delle cose più affascinanti e l'altra è questi autobus coloratissimi, di cui però vabbè parleremo in un altro momento. Intanto parliamo di quello che faremo oggi e oggi faremo una gita a L'Île de Gorée, quindi stiamo andando a prendere un traghetto. Già preso. Questo è il potere del voice-over. Questo è il porto industriale di Dakar, che mi ha colpito molto chiaramente perché è un porto industriale, cioè nel senso è pieno di navi cargo di vario tipo. E quindi non chiedetemi perché, io mi sono molto meravigliata, a parte vedi delle navi cinesi, che la Grimaldi Line sa bianca una linea industriale. Non so perché mi ha meravigliato sta roba. Comunque lo so perché mi ha meravigliato, nel senso perché io sono abituata che nei nostri porti il porto passeggeri è separato, i moli perlomeno, i moli dei passeggeri sono separati dai moli industriali. E quindi vedere questa mescolanza mi ha meravigliato, basta pochissimo meravigliarmi. L'Île de Gorée, dove stiamo andando, in realtà dista solo 2,5 km da Dakar, però ci abbiamo messo più o meno una mezz'oretta per arrivarci con il traghetto. Ed è un'isola molto piccola, è lunga circa 1 km e larga 300 metri, ma è molto importante perché è stata proclamata Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO dal 1978 per il suo forte valore evocativo e simbolico. Gorée è infatti nota per essere stata tra il XV e il XIX secolo il più grande centro di commercio di schiavi della costa africana. Ah, cioè, quanto voglio di farmi un bagno. Tra l'altro, questa che vedete è anche l'unica spiaggia dell'isola, oltre a essere stupenda. Sull'isola si trova anche la casa degli schiavi, dalla quale sono transitati milioni di africani strappati alle loro terre d'origine per essere portati fatti schiavi nelle Americhe. Essa adesso è diventata un museo provvisorio di guida senegalese che racconta il viaggio degli schiavi e della loro vita, delle armi usate dai commercianti di schiavi, però comunque noi non siamo riusciti ad entrare perché il giorno in cui siamo andati noi era chiusa. Noi abbiamo visto entrare gente, però forse era una visita prenotata. Non abbiamo idea, Manuele è andato a chiedere, ma alla fine non siamo comunque riusciti ad entrare. Forse quelli avevano l'accozzo migliore. Quello lì avevano il custode. E questa sono io che non capisce cosa dice il coordinatore, che è un classico praticamente di tutto il viaggio.
L'isola è molto piccola, però in realtà mi hanno detto che ha più o meno 2000 abitanti, anche se la maggior parte sono artisti e strutture ricettive, albergatori e ristoranti, perché al momento l'isola vive prevalentemente di turismo e quindi anche di commercio ai turisti sostanzialmente. Quindi ci ha portato la nostra guida nello studio di questo artista per comprare le sue opere, diciamo così, e lui ci fa anche vedere come lavora e io non manco l'occasione per fare domande piuttosto banali e confondermi nel gruppo. Ma come fa a dividere la sabbia scura dalla sabbia chiara? Se anche voi vi siete fatti la stessa domanda, la risposta è si compra così, cioè come si comprano i colori, si compra la sabbia di diversi colori. Molte delle cose che dirò e che farò in questo viaggio e che forse vi farò vedere, insomma, qualcuna è stata ripresa. Sono in realtà delle cose che alla maggior parte delle persone sembrano piuttosto normali. Io la maggior parte lo identifico come masking, cioè come delle risposte che ormai sono diventate automatiche e inconsapevoli. Sono veloce, se no si asciuga. Vi faccio notare che Manuel ha detto una roba e io ho risposto immediatamente con E, a cui è seguito un altro E di un'altra persona che era accanto a me. Questa risposta, che non è una vera risposta, è boh, boh, come lo puoi chiamare? Non è non verbale, ma in qualche modo è un segnale di risposta. È un segnale di reciprocità, che alle persone autistiche in realtà non viene naturale, a me non viene naturale. Più sono stanca e più mi dimentico di dare questi segnali di reciprocità che dimostrano che stai ascoltando e sei coinvolto nella conversazione. La maggior parte delle persone autistiche ha difficoltà con queste cose e la maggior parte delle persone neurotipiche queste cose invece vengono assolutamente naturali. A me vengono ormai naturali perché le ho imparate in qualche modo interiorizzate, ma rivelo il fatto che non siano affatto naturali per me perché mano a mano che mi stanco, più sono stanca e meno riesco a mettere in atto questi meccanismi di compensazione, possiamo chiamarli così, della mia differenza rispetto alle altre persone. Stiamo per arrivare alla chiesa di San Carlo Borromeo, che è una delle, forse la seconda chiesa più antica del Senegal, che era chiaramente una chiesa costruita dai coloni francesi. Un'umile chiesa missionaria, Questa chiesa è anche famosa perché c'è la messa cantata, cioè la domenica nelle festività il coro canta suonando gli djembé tradizionali. La messa canta. Oh, guarda, c'è una pietà qui. Questa è la chiesa cattolica. Chiaramente tutta l'isola è un mercato, nel senso ci sono quadri, cose, tantissime cose da comprare. Io, per esempio, ho comprato un cappello che solo dopo mi sono resa conto era anche abbinato a come ero vestita. Molto carino questo cappello. Cosa hai comprato? 20 euro. Quanto ti aveva chiesto? Sono piccoli, 30.000. Ah, sono due pezzi? Sì, questi sono vessuto. Ah, è un Bello, vestito! sotto l'ho vessuto. Bello! No, Sì, bellissimo, bene, bellissimo. Monumento dell'architetto italiano milanese di cui chi? Ottavio Di Blasi. Bello però. Metà tra una tartaruga e la prua di una nave. Questo monumento qui sono le antenne di qualcosa. Io ho fame. Comunque sia, nonostante si tenti di tenere un livello molto basso della conversazione, questa è un'isola che è stata utilizzata per gli imbarchi degli schiavi fino al 1848 e quindi da qua sono passate veramente tante vite e tanti sono anche morti buttati in acqua perché erano troppo deboli per fare gli schiavi. Insomma, abbiamo parlato un po' della storia della schiavitù con la nostra guida. Discesa, spacca ginocchia. Hai visto la palma con le antenne per il Hai cellulare? visto? Sono creativi. Sì. Una cosa che ci ha tenuto molto a sottolineare Emmanuel sulla storia della schiavitù è che non è una roba di totale importazione, nel senso esisteva già la schiavitù in Africa, perché le tribù
lottavano le une con le altre e la tribù che perdeva veniva fatta schiava da quella che vinceva. Quindi i primi a vendere schiavi ai francesi, ai coloni, sono stati proprio capi tribù africani. Chiaramente la scala e la portata poi di questo fenomeno purtroppo lo conosciamo molto bene e anche le conseguenze che ha avuto e che ancora tutt'oggi ha, perché ancora la nostra società non è qualitaria. Questi sono piccioni. Guarda lì che piccione! Scusami, piccione. Secondo me è un allevamento di piccioni. I piccioni si mangiano, Comunque io una certa non ce l'ho fatta più e ho buttato i piedi in acqua, cioè o mi sono tolta le scarpe e sono andata a buttare i piedi in acqua. Chiaramente poi avevo i piedi bagnati, non mi potevo rimettere le scarpe, non avevo niente per asciugarmi i piedi e quindi alla fine ho camminato scalza fino al ristorante dove ho mangiato. Non abbiamo nessuna ripresa del ristorante. Io morivo talmente di fame che quando arrivavo nei posti per mangiare mi dimenticavo di fare neanche una foto, una ripresina. Non abbiamo grandi testimonianze di cibo, che però era sempre molto buono, bisogna dire. E quindi ripartiamo così. Ah no, lo stavano scaricando, guarda il divano. Certo, perché li hanno comprati in offerta. Col Black Friday. Questa sono sempre io che cerco di mimetizzarmi nel gruppo facendo delle battute di spirito. Raga, io sono super esausta solo a riguardarle queste immagini, vi devo dire la verità, perché la notte precedente avevamo dormito praticamente 2 ore, quindi eravamo stanchissimi e quando siamo tornati da Lindegore abbiamo fatto un giro a Dakar per vedere la città e i monumenti principali di Dakar e tutto quanto. Però in realtà, cioè, se devo essere sincera, io già qui, proprio in questo momento che state guardando, ho iniziato ad avere un po' di insofferenza, nel senso, vedete che c'è un sacco di polizia per le strade perché eravamo vicino a Piazza dell'Indipendenza, insomma, una piazza centrale molto importante, quindi è pieno di polizia. Non vi faccio sentire le voci perché poi alla fine se no le riconoscete. Comunque chiedono come mai c'è così tanta polizia, se sia davvero necessario per la criminalità, perché c'è molta criminalità, o se sia mafia per far lavorare la gente. E io già qui ho iniziato a vacillare. La risposta è stata che stanno controllando i documenti, perché sì, in Senegal è obbligatorio portare tutti i documenti della macchina con sé, libretto di circolazione, la patente, ma anche il casco se vai in motorino, cosa che è, insomma, una legge che sta faticando ad essere applicata e quindi mettono molte multe. Risposta molto semplice. E poi siamo usciti da Dakar per dirigerci verso il lago Retba. E ci siamo imbottigliati nel traffico. E io ho fatto queste riprese perché gli uccelli che vedete volare sono rapaci. C'è una grandissima quantità di rapaci che con la mareggiata che c'è si vede anche un po' la nebula della mareggiata. C'è mareggiata, c'è il mare mosso e quindi sono tutti lì a pescare. Molto interessante. Se non fosse che noi stavamo morendo di sonno. Quindi il programma prevedeva che saremmo arrivati nelle nostre stanze in albergo, che avremmo potuto recuperare un po' la notte persa con un po' di relax, ma siccome ci siamo imbottigliati nel traffico, siamo arrivati praticamente tardissimo e abbiamo avuto quanto? 20 minuti per svenire. Questo è l'albergo in cui abbiamo dormito la seconda notte, che era una specie di bungalow, molto carino anche questo, però io sinceramente fra i ristoranti e gli alberghi non ho documentato assolutamente niente, anche perché vabbè erano i momenti in cui ero con la mia compagna di stanza. L'altro motivo è che ero costantemente in incognita, cioè avevo paura di dire sto facendo il vlog, che qualcuno mi chiedesse dove trovarmi e mi cercasse sui social e scoprisse quello che faccio, cioè in realtà io volevo essere in incognita perché non volevo affrontare nessun argomento inerente all'autismo, alla disabilità, a quello che faccio.
Anche perché, questa è una cosa che ancora non ho detto, nel gruppo c'è un genitore di una persona che è stata definita con sindrome di Asperger e che è stato detto che non viaggia per questa disabilità. Quindi avrei preferito non entrare in discussione. E, tra l'altro, anche questa questione di viaggiare in gruppo, cioè io sono abituata a fare i vlog ma mi muovo sempre da sola, quindi stavo anche prendendo le misure rispetto a questa cosa qua. Ma devi fare due riprese senza la gente, per favore. Come chiaramente vi sarete accorti, non è assolutamente possibile fare delle riprese senza riprendere anche gli altri componenti del gruppo. Forse sarebbe stato comunque meglio dire io faccio i vlog in modo che tutti sapessero che stavo facendo delle riprese che poi sarebbero diventate pubbliche. In ogni caso, qualcuno mi ha preceduto ed è già stato pubblicato un video in cui ci siamo tutti, riassuntivo del viaggio, proprio qui su YouTube. Allora, riassunto, abbiamo fatto... Sì, cosa abbiamo fatto? Sto parlando con il vlog. Cosa abbiamo fatto? Le montagne russe? Sulle dune di sabbia. Sulle dune dell'Oceano Atlantico. Conveniva stare in piedi, eh? Sì, però è difficile adesso. Abbiamo le vertebre spaccate adesso, salime, pazienza. Abbiamo fatto la giostra. Tutto contento. Le foto di gruppo. Dai. No, stiamo scherzando. Tutti i viaggi erano come fatto fare così, sono le foto di gruppo. Facciamo. Poi che c'è questa attrezzo qua? Eh no, ce ne deve fare qualcuno di loro, sennò anche c'è tutto questo attrezzo. Ce ne facciamo un selfie di gruppo. Cosa figa è che per terra è tutto pieno, ma non sono conchiglie, sono tipo fossili. Ma tipo fossili, guarda come sono grosse. Sì, ma ce n'è di... Poi sono tritturate, ce n'è pieno. Che qua stava al mare. E chiaramente eravamo lì per andare a vedere il tramonto sull'oceano, non per fare il rally sulle... Forse anche per fare il rally sulle dune, forse qualcuno ha pensato che fosse divertente il rally sulle dune, ma l'obiettivo era andare a vedere il tramonto sull'oceano. Io ho chiesto quanto tempo saremmo rimasti lì perché volevo fare un piccolo time lapse del tramonto. E quindi alla fine scoprirete da soli che la foto di gruppo l'abbiamo fatta tutti insieme al tramonto. Però che panorama stupendo. Vi lascio perciò con le foto del tramonto di questa prima giornata in Senegal. E vi ringrazio di aver visto anche questo video fino a qui e vi do appuntamento la prossima volta con un nuovo video dal Senegal o con uno dei video di approfondimento che di solito escono il giovedì. Buon proseguimento di qualsiasi momento della settimana stiate guardando questo video e non dimenticatevi di prendervi cura di voi. Oh, you and I, we got it.